Penso benissimo, è stato un successo l'iniziativa a Napoli qualche mese fa, oggi premiamo i giovani per la cultura dell'ambiente, la tutela del paesaggio, il rispetto alla natura, sono progetti molto belli, c'è stata una grande concorrenza di alto livello, quindi ancora di più la conferma che tra i giovani la cultura del rispetto all'ambiente è molto radicata e questo fa ben sperare. Ecco, allora io credo intanto questo è un incontro dei giovani con i giovani per i giovani, cioè i giovani finalmente protagonisti, non solo passivi ma attivi in un problema che è estremamente delicato, lo sappiamo, però direi che il punto principale, più interessante è questo, che dicevo i giovani attivi perché sono quelli che esprimono sentimenti, visioni anche del mondo, perché non solo vengono informati, ma vengono anche formati a vivere questa realtà che ci occupa e preoccupa ormai da tanto tempo in una maniera molto partecipata. E quindi un buon augurio ai giovani, con felicitazioni a loro e direi di continuare su questa strada che ha intrapreso Green Accord. Come dice il titolo di questi signori? People Building Future. Però il futuro che dobbiamo costruire lo dobbiamo incominciare a fare adesso, capito? Appunto con questa politica di formazione di queste nuove generazioni. Monsignor Adolfo Russo, io concorrere a questo mio corso in occasione del Castellanova l'anno scorso, partecipato anche al Sino. E poi scende anche nella pratica, cioè passa dalla informazione alla fede in voi, quello che sentite. La casa domani sarà pronta se le pietre le avranno già trovate. Diamo la parola al presidente di Vinacco, dell'associazione che ha mosso. Perché il problema non è di chi c'è stato? Il Ministero dell'Ambiente con tutto il suo staff e l'abita. Poi è una vergogna. Una relazione. Quindi ringrazio anche il Comune di Napoli che ci ha portato quest'anno anche sia il Forum Internazionale. La presenza del sindaco naturalmente ci conosce. Poi un ringraziamento particolare all'Ufficio Regionale Scolastico diretto dal dottor Boucher. Questo progetto così capillare perché ha coinvolto non solo Napoli, ma gli istituti che hanno partecipato al. In particolar modo ringrazio anche i 50 ragazzi che hanno partecipato, pur essendo un contesto di luminari, quindi di scienziati che ci hanno scritto dopo il forum, qualcosa che hanno entusiasmato anche loro da parte dei giornalisti, proprio per dire quanto che hanno curato proprio il rapporto con le singole scuole. Poi,